mi riallaccio a quello che ho detto all'inizio. La CISL è alla ricerca di alleanze. Il tema di riformare il fisco, bisogna ricercare l'alleanza di chi? Dei datori di lavoro. Perché in questa fase storica sono interessati tanto quanto noi a questa riforma. Poi un minuto dopo torneremo a confliggere. Ma l'alleanza di scopo bisogna farla, se vogliamo raggiungere il traguardo, se no possiamo fare tutti gli scioperi e le discese in piazza che vogliamo, ma non succede niente. Ma in questa considerazione della ricerca di alleanze ci sta anche una questione nuova, diciamo così, anche se insomma proprio nuova non è più. E cioè, mentre prima capitale e lavoro avevano molti più motivi di confliggere, perché? Perché c'era talmente tanto lavoro in alcune fasi storiche, anche recenti, che non c'era abbastanza manodopera. E quindi, come dire, si confliggeva perché sulla divisione della torta, perché la torta era grande. Adesso il tema è mettere in tavola la torta e poi confliggere. Allora il tema della partecipazione, del mondo del lavoro, di chi lavora, di chi li rappresenta nel processo economico, produttivo e anche per certi aspetti sociale, è il nuovo paradigma, è la nuova frontiera di scontro con le parti datoriali. Perché, io dicevo prima, della pubblica amministrazione, ma vale anche naturalmente nel privato e vale anche nei termini di un discorso molto più ampio che quello che, ormai non se ne parla neanche più, che è quello che il cui titolo è democrazia economica. Che cosa vuol dire democrazia economica? Quello che dice il termine, e cioè un'economia più democratica, senza voli di fantasia, senza utopie, ma concreta. Un'economia più democratica significa anche, ad esempio, in parte minimizzare gli effetti di cannibalizzazione che la finanza sta facendo sull'impresa. Ci sono imprese, la traduco meglio, ci sono imprese che hanno ordine e fatturato, ma soccombono perché la finanza e le tagliole della finanza hanno deciso da qualche altra parte, magari in una sala come questa a Manhattan, che quell'azienda comunque va chiusa, perché il finanziamento che c'è dietro è già stato pagato l'investimento, e quindi a me non interessa che in quel sito produttivo ci lavorano 1.000 persone, 1.000 famiglie. Io il mio investimento, il ritorno l'ho già avuto. Quindi io, finanza, che detengo un pacchetto di maggioranza in quell'azienda produttiva, ti dico: tu chiudi e riapriamo il giocattolo da un'altra parte. Avere la partecipazione della democratica significa entrare dentro, sporcarsi le mani, in quella fatidica stanza dei bottoni, ammesso che l'impresa, ed è per quello che ci sarà lo scontro, ammesso che l'impresa decida davvero, al di là dei convegni, di starci e di aprire le porte della stanza dei bottoni, e senza voli pindarici fare parte della costruzione del destino di quell'azienda. E quindi la dignità del lavoro, diciamo, sarebbe ancora più, come dire, ampia e soprattutto moderna, perché l'obiettivo comune è quello di portare la torta a casa. Questo tema di democrazia e di partecipazione, la democrazia, lo lambisco appena, però è un tema che mi è caro anche sul versante politico nel senso nobile della parola, cioè la partecipazione alla vita politica di un quartiere, di una città, di una regione, di una nazione, dove ai tempi recenti, io sono un 58enne, quindi non sono giovane ma non sono neanche troppo anziano, io, mio padre mi portava alla sede dove lui andava, perché era un democristiano, quindi, come dire, partecipava vivamente alla vita politica della cittadina e della provincia, mi portava e io respiravo, un bambino, respiravo un'aria bellissima, perché non esisteva in natura che un sindaco pensasse di decidere qualcosa senza convocare un consiglio comunale aperto. Adesso succede la stessa cosa. Il sindaco convoca il consiglio comunale aperto
La differenza rispetto a prima è che non riuscivamo a trovare posto per sederci e adesso non c'è nessuno. A noi abbiamo delegato via via, le ragioni sono tante, ma comunque è così, noi abbiamo delegato un qualcosa che è proprietà privata, che è la libertà di esprimersi, la libertà di incidere in una comunità, piccolo o grande che sia. Quindi il tema della partecipazione nel lavoro è, secondo me, anche se a latere, strettamente correlato alla voglia che gli italiani devono riscoprire di partecipare alla vita democratica, e i movimenti come il tuo, le organizzazioni come la nostra devono fare cultura su questo. Tu lo fai, io lo faccio e alleati si aumenta il fronte, perché il dato culturale, il dato della conoscenza, il dato della consapevolezza che si è persa dell'importanza che può avere l'individuo che fa collettivo, si è perso e ne hanno approfittato. Legge elettorale, designazioni di partito, persone inadeguate, persone che non rispondono più come rispondevano una volta alle comunità. Se malversano o se sbagliano, rispondono al partito in una logica verticistica dove continuano ad aumentare populismi, xenofobie, e chi la dice più lunga e più grossa c'ha ragione. Questo è a grandi linee il tema nazionale.